Dal tuo roveto ardente, oh Signore, tu m'ordinasti di condurre il popolo a questa santa montagna per testimoniare la tua gloria e ricevere le tue leggi. In che ho mancato che m'abbandoni? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me. Non ti farai figure scolpite per adorarle. Essi modellarono un'immagine, coprendola d'oro puro, ed Aronne la rifinì e la rese pulita col suo martello, pronta ad essere pulinata dagli abili artefici, e la saldò con chiodi per renderla stabile. E sull'incudine l'oro fuso veniva ridotto in lamine sottili, poiché essi avevano gettato nella fornace i loro tesori e alimentavano il fuoco per farli liquefare. E si adornarono di veli scarlatti, azzurri, di porpora, di ricche e fastose vesti tessute in Egitto. E le donne pigiarono l'uva di Madian per farne vino novello. Non proferire in vano il nome del Signore Dio tuo. Ricordati del giorno di riposo per santificarlo. Onore il padre e la madre. Non uccidere. Di Israele commise un grande peccato, poiché aveva innalzato un idolo d'oro, e lo portavano sulle spalle gioiosamente gridando: questo sia il nostro Dio, o Israele. Non commettere adulterio. Di Dio. Va, scendi dal monte, perché la tua gente si è corrotta. Blasfemi, idolatri! Voi conoscerete ancora amarezza e vergogna. In questo giorno Dio ha scritto per voi le sue leggi della vita e della morte, del bene e del male. Chi rifiuta di vivere seguendo queste leggi, di queste leggi perirà! Thank you.
l'ira del Signore si abbatté su Israele, e per mettere alla prova la loro obbedienza ai suoi comandamenti, egli li fece vagare nel deserto per 40 anni, fino a quando la generazione che aveva commesso il male al suo cospetto si estinse.